Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei blocchi mentali che impediscono la felicità. Intanto dobbiamo dire una cosa molto importante, che la felicità è uno stato interiore, è una percezione interiore, non è un qualcosa che dipende dall'esterno. L'errore più comune che fanno le persone è di delegare agli altri la nostra felicità e anche la nostra infelicità, tutto sommato. Quindi spesso noi ci sentiamo felici se le cose, le relazioni con gli altri vanno bene, ci sentiamo infelici se le relazioni con gli altri vanno male. Ma questo non soltanto nell'ambito delle relazioni sentimentali, ma un po' in tutti gli ambiti della nostra vita, sia negli affetti, sia nel lavoro, nel successo, nel denaro, sia ad esempio nel rapporto con la famiglia d'origine, con la famiglia acquisita. E anche tutto sommato con l'autorealizzazione. E quindi tutto questo cosa significa? Significa che se noi vogliamo imparare ad essere felici, dobbiamo imparare a eliminare quelli che sono i blocchi mentali, perché se la felicità è uno stato interiore, vuol dire che è un qualcosa che accade dentro la nostra mente, fondamentalmente, indipendentemente dalle condizioni esterne. Possiamo pensare a situazioni di persone che magari vivevano anche grandi disagi e che comunque avevano imparato a coltivare lo stato di felicità, avevano imparato a coltivare la motivazione alla vita fondamentalmente, perché la motivazione alla vita è uno degli elementi fondamentali per vivere la felicità. Invece sono i veleni mentali quelli che eliminano la possibilità di essere felici. E sono tantissimi e bisogna imparare come fare a sbloccarli, ad eliminarli. Beh, uno ad esempio potrebbe essere l'invidia. Se le persone invidiose difficilmente riescono a sviluppare uno stato interiore di felicità. Oppure la rabbia, i rancori, i risentimenti. Anche rabbia, rancore e risentimenti sono dei blocchi che tutto sommato ci impediscono di raggiungere quello stato interiore della felicità. La paura dell'abbandono affettivo, la paura di essere rifiutati, il timore di essere giudicati male. Il timore anche di essere difettosi, tra virgolette, di essere inefficienti, sia come uomini o donne, cioè nell'ambito delle relazioni interpersonali, ma anche come maschi e femmine, nell'ambito della conquista, della seduzione. Questi blocchi, questi impedimenti, questi veleni mentali fondamentalmente, sono ciò che ostacolano, sono ciò che si frappongono tra noi e la felicità. Eliminarli cosa significa? Eliminarli significa andare a destrutturare l'energia che li alimenta fondamentalmente. Si tratta di togliergli energia. Nel momento in cui togliamo energia è come se un fuoco, diciamo, togliamo la possibilità, togliamo il combustibile, oppure togliamo il comburente, cioè l'aria, perché come un fuoco, diciamo, per potersi espletare ha bisogno sia del combustibile sia del comburente, cioè l'aria, anche i veleni mentali hanno bisogno di condizioni per manifestarsi. Queste condizioni sono un po' come l'aria per la combustione, fondamentalmente. E quindi per fare questo dobbiamo capire il tipo di imprinting che abbiamo vissuto, dobbiamo capire il tipo di condizioni che hanno determinato ciò che noi siamo. Vi sono diversi tipi di imprinting che dipendono da diversi fattori che tutto sommato sono appresi. Per cui, come abbiamo appreso tanti modi per essere infelici, possiamo apprenderne altrettanti per essere felici. Queste forme di imprinting, che sono 14, dipendono ad esempio da come sviluppiamo l'energia, se la sviluppiamo più verso noi stessi, cioè come introversione, o verso gli altri come estroversione. Dipendono se percepiamo il mondo più come sentimento, come pathos, come amore, oppure come rancore, rabbia, il senso di colpa, ad esempio, è un altro vincolo mentale molto forte che ci impedisce di essere felici. E poi vi sono molte altre variabili, diciamo così, che intervengono nella definizione dell'imprinting. Queste variabili danno luogo a 14 tipologie di imprinting. Queste 14 tipologie, diciamo, conoscerle ci permette nella comunicazione con gli altri di sapere esattamente come calibrare il nostro tipo di comunicazione per entrare direttamente nella sfera emotiva dell'altra persona, acquisendo potenziale che a suo tempo avevano persone di riferimento. E conoscerle su noi stessi ci permette di capire come comunicare con la nostra parte emotiva per andare a, diciamo, destrutturare
l'imprinting a destrutturare, non vuol dire eliminare, vuol dire se, perché è natura quello, però apprendere delle cose diverse. Ristrutturare vuol dire dare un'interpretazione diversa ad avvenimenti che sono avvenuti. Gli avvenimenti che sono accaduti, ciò che è accaduto, intanto è soltanto qualcosa che esiste dentro la nostra mente, per cui noi possiamo andare a ristrutturare quelle che sono le nostre memorie per dare un significato diverso al significante. E dando un significato diverso al significante, reinterpretiamo il mondo in modo completamente diverso. Questo ci consente di ottenere, diciamo, rapidamente l'accesso ad enormi risorse che sono dentro di noi, che non vedono l'ora di essere utilizzate, che non aspettano altro di essere utilizzate, ma che sono bloccate, sono tenute incistate, diciamo così, da questi veleni mentali, da questi blocchi mentali. Per cui sbloccarle ci dà la possibilità di avere subito energia fresca da dirottare non più all'interno in conflitti intrapsichici, potremmo dire, che ci rendono infelici, ma proiettarle verso l'esterno per essere veramente felici nella nostra vita. Queste 14 tipologie, chi volesse approfondirle, le spiegherò, diciamo, venerdì 2 dicembre a Torino, presso l'Educatore della Provvidenza, alle 20:45 in corso 3013. Chi fosse interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Comunque le info le trovate nel box. E il messaggio di questo video è che conoscere se stessi approfonditamente ci permette di essere felici. Ciao a tutti.